benvenuti di nuovo al settimo giorno del Timone della Toscana. Io, per chi non mi conosce, sono Angela Petraglia, presidente del Centro Culturale Amici del Timone di Staggia Senese, nato nel 2005 e che ha all'attivo oltre 70 conferenze. Dopo l'intervento del Cardinale Leo Burke, adesso è la volta della conferenza su Rolando Rivi, beatificato lo scorso anno. Rolando era un seminarista di 14 anni, ucciso dai partigiani nelle campagne vicino a Reggio Emilia, nel 1945, quando nel cosiddetto Triangolo Rosso si scatenava un conflitto civile costellato di esecuzioni sommarie e torture. In tutto furono 130 i sacerdoti assassinati dai partigiani in Italia tra il 1944 e il 1951. Rolando fu prelevato da un gruppo partigiano nell'aprile del 1945, solo perché indossava la tonaca, e fu portato in un bosco. I suoi assassini lo costrinsero a scavarsi la fossa e, prima di essere giustiziato, venne torturato con 3 giorni di percosse, umiliazioni e sevizie. Poi lo uccisero a colpi di pistola. Lo ritrovarono i genitori dopo qualche giorno con il viso tumefatto e il corpo martoriato. Con la veste talare appallottolata, i partigiani che lo avevano ucciso giocarono a calcio e poi fu appesa sotto il portico di una casa come trofeo di guerra. A parlarci dell'appassionante e cruda vicenda del beato Rolando Rivi, abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Zambrano, giornalista e scrittore che fa parte della redazione del Timone. Su Rolando Rivi ha scritto il libro Beato Rolando Maria Rivi, il martire bambino. Andrea Zambrano è del 1977, nato a Reggio Emilia, e di se stesso ha scritto: sono giornalista professionista dal 2007 e caporedattore del quotidiano La Nuova Prima Pagina Reggio, dove mi occupo praticamente di tutto, anche delle pulizie. Sono collaboratore per l'Emilia Romagna del quotidiano Il Giornale e della Nuova Bussola Quotidiana. Cattolico fervente, praticante e integrale, peccatore cosciente. Sposato con Giorgia, marito imperfetto ma fedele, papà inadeguato di 4 piccoli moccolosi, però felice. Lascio dunque la parola ad Andrea Zambrano, ringraziandolo per la sua gradita presenza tra noi. Buonasera a tutti, e vi devo ringraziare per questo invito, ringrazio Don Stefano, e ringrazio gli amici del Timone. Io sono onorato di essere qui perché io sono un giornalista, il mio sogno era quello di fare il giornalista e negli anni, diciamo, della formazione ho conosciuto il Timone, che è diventato un po' il mio faro culturale, il mio faro mi ha aiutato nella mia formazione anche cristiana. E essere qui a presentare il mio libro all'interno della Giornata del Timone e venire da redattore ufficiale, diciamo, di questa rivista mi onora particolarmente e mi fa anche capire un po' che tutto un po' ha un senso, tutto nei disegni provvidenziali di Dio ha un percorso. Quindi per me questa presentazione è un po' un punto d'arrivo importante, professionale ma anche cristiano, perché sento di essere in mezzo a degli amici in Cristo e sento di corrispondere sostanzialmente a quelle che sono le sfide che ci aspettano e che dobbiamo affrontare insieme, come ha detto giustamente il Cardinal Burke. È vero, io mi occupo di tutto nella mia professione di giornalista, nella versione, diciamo, di giornalista apologetico con il Timone, ma anche nella versione di giornalista generalista nella mia attività a Reggio Emilia. Mi occupo anche, appunto, delle pulizie. Però questa vicenda di Rolando Rivi è nata in maniera abbastanza casuale, nonostante io fossi già un devoto, un interessato devoto di questa figura, di questo seminarista. L'idea del libro non è mia,
ma è di un editore reggiano che si chiama Francesco Aliberti, che l'indomani della beatificazione mi ha contattato, avendo visto che avevo scritto alcuni articoli su questo evento, su questa beatificazione. Lui era rimasto colpito dal fatto che Papa Francesco nell'Angelus il 6 ottobre parlava appunto di questa beatificazione. Mi contattò per chiedermi se su questo argomento, su questa figura, erano usciti dei libri ed eventualmente se si poteva approfondire la cosa. Io ho cercato un pochino di fare mente locale, erano usciti sì dei libri su Rolando Rivi che erano serviti principalmente alla causa di beatificazione, che era arrivata a conclusione il 5 ottobre del 2013 al Pala Casa Modena con la beatificazione da parte del prefetto della congregazione Amato. E nel cercare di rispondere a questa domanda, se era utile un nuovo libro su Rolando Rivi, mi sono reso conto innanzitutto che questa figura era assolutamente sconosciuta nel panorama ecclesiastico, culturale, cattolico italiano. E quindi era opportuno parlarne ancora. Però non volevo fare una trattazione compilativa, cioè non volevo prendere gli atti del processo e prendere quello che già era stato scritto e fare una sorta di puzzle per ripubblicarlo a mia firma. La cosa mi avrebbe messo estremamente a disagio, perché essendo un giornalista cerco di tenere un pochino la parte più avventurosa dell'essere cronista, per cercare di tenere vivo questo mestiere, che vivo come indegnamente, come anche una missione, come una chiamata. E quindi ho iniziato a pormi delle domande, e la prima domanda che mi sono posto nel approcciarmi di fronte a questa storia dolorosa ma al tempo stesso gloriosa era questa domanda molto semplice. La storia di Rolando aveva uno sviluppo molto semplice, per come era raccontata, per come il processo, diciamo, di beatificazione ce l'aveva trasmessa, una vicenda molto semplice, cioè un giovane seminarista di 14 anni che in odio alla fede veniva prelevato proprio perché indossava la veste talare che i suoi genitori gli consigliavano di togliere, visto che il paese dove abitava, San Valentino in provincia di Reggio Emilia, era abitato da parecchi partigiani comunisti che avevano iniziato a manifestare quell'odio verso la Chiesa, che poi abbiamo visto in tutte queste morti. E prelevato, ucciso a circa 45 km di distanza per via di questa talare, e poi ritrovato dopo un giorno dal padre e sepolto. Questo era, diciamo, il dato di partenza, oltre il successivo processo e la condanna degli assassini. Però mi sono chiesto soprattutto questa domanda: ma perché dei partigiani imbevuti di ideologia comunista, quindi anticlericali ed atei, una mattina si svegliano e prelevano un seminarista con la talare per ucciderlo? Posto che il male è sempre insondabile, ci deve essere un motivo, una causa scatenante, qualche cosa che giustifichi tutto questo. E quindi ho iniziato a fare un viaggio a ritroso alla ricerca di quei testimoni ancora vivi e di quegli atti documentali che non erano stati inseriti all'interno della causa di beatificazione per poter giustificare questa domanda. E vi dico fin da subito che nel fare questo percorso mi sono venute ovviamente tante altre domande per cercare di dare un quadro un po' al contesto storico in cui questa beatificazione è avvenuta. Dico fin da subito che questa beatificazione importante parte un po' dalla fine, per farvi capire quanto è importante questa figura. Perché è importante questa beatificazione? È importante perché dal punto di vista storico ed ecclesiale la Chiesa riconosce che nel corso di quella che noi chiamiamo la Resistenza, nel corso di questo quasi triennio molto, molto duro che l'Italia, che il Nord Italia soprattutto ha attraversato, anche le vostre terre sono terre in cui la Resistenza
ha avuto martiri, ha avuto vendette. Ecco, in quei 3 anni si uccideva in odio alla fede, si uccideva in odium fidei, quindi ci sono dei martiri. Questo la Chiesa lo riconosce con questa beatificazione. Dopo tanto tempo, probabilmente dopo un lungo silenzio, la Chiesa riconosce che in quel periodo, dall'8 settembre del 43 alla prima metà del 1946, alcune formazioni di partigiani uccidevano in odio la fede, uccidevano preti soprattutto per impedire la loro testimonianza. E questo è un dato storico molto, molto importante, un passaggio molto importante che arriva con l'autorevolezza della Chiesa e che ci consente oggi di porci un'altra domanda che sul timone abbiamo provato un po' a sviscerare, affidandola un po' anche alla provvidenza. Ora che Rolando Rivi è stato beatificato e che quindi la Chiesa ha riconosciuto il suo martirio, che cosa ne facciamo degli altri 129 religiosi uccisi in odio alla fede e in quel periodo storico, soprattutto in Emilia-Romagna, ma anche in Friuli Venezia Giulia e anche qui in Toscana? Allora, questa è la domanda finale. Per arrivare a questa domanda anche io ho fatto un piccolo itinerario personale in questa lunga inchiesta che ho condotto. L'inchiesta che ho condotto è partita innanzitutto dai dati di fatto, dai dati già pubblici. Ad esempio, la grandissima fede del papà di Rolando, Roberto, che ha avuto il coraggio, dopo essere tornato a casa con il corpo del figlio, ha avuto il coraggio dopo tanti anni di denunciare gli assassini. Perché vedete, la vicenda di Rolando era molto semplice dal punto di vista giudiziario, nel senso che Rolando aveva 14 anni, è stato ucciso. Il giorno dopo il padre si è recato sui monti per cercarlo, lo ha trovato, grazie appunto, dopo aver interrogato i capi partigiani che stazionavano in quella zona, siamo a Monchio, sull'Appennino Modenese, quindi sulla sponda orientale del fiume Secchia, quindi appena dall'altra parte del fiume rispetto a San Valentino, il paese dove Rolando viveva. E il padre ha denunciato gli assassini per avere giustizia, ma l'ha potuto fare soltanto nel 1949, cioè 4 anni dopo la morte di Rolando, e quando ormai il pericolo di vendette comuniste, il pericolo di un'invasione, dell'Unione Sovietica, diciamo così, era un pochino blindato dalla vittoria della Democrazia Cristiana, di cui Roberto faceva parte come attivista e anche come attivista militante proprio nel suo paese. Da lì è iniziato un percorso giudiziario molto, molto semplice, ma irto di ostacoli, perché il partito comunque ha cercato di ostacolare questo processo, tanto che il processo di primo grado si tenne a Perugia, proprio perché in questi casi si cercava di portarli fuori dal luogo, dove è stato commesso il delitto, proprio per evitare inquinamenti e per evitare dei condizionamenti. Il processo di primo grado, che si svolse nel 51, aveva già quello che ci poteva servire per la beatificazione, cioè il giudice riconosce che Rolando è stato ucciso per motivi religiosi politici. Quindi un tribunale della Repubblica Italiana sancisce già nel 1951 che Rolando muore in odio alla fede, e così fa anche la sentenza di appello che nel 52 ribadisce quella sentenza di condanna, e nel 54 la sentenza di Cassazione. Quindi per il tribunale Rolando era già martire. E allora perché la Chiesa ha aspettato così tanti anni per beatificarlo? Un sacerdote che ho interpellato durante la mia inchiesta mi ha detto che se Rolando fosse stato brianzolo sarebbe stato beatificato probabilmente nel 58. E quindi bisognava cercare di capire anche il contesto storico e locale del luogo in cui Rolando ha vissuto, e cercare di capire anche perché la Chiesa ha aspettato così tanto prima di elevarlo agli altari.
Allora, dopo la sua morte, Rolando viene sepolto nel cimitero di San Valentino e sulla sua figura si stende completamente il silenzio. Cioè, i genitori coltivano questo ricordo in maniera assolutamente privata, per paura, per timore, ma così fa anche la Chiesa, fanno anche le gerarchie locali, per paura sicuramente, perché i tempi erano veramente duri, perché comunque il Partito Comunista era in grado ancora di condizionare l'affermarsi di certe verità. Ma c'è un altro fatto importante che va spiegato e che non è stato sufficientemente affrontato, anzi non è stato per nulla affrontato all'interno del processo di beatificazione, perché il processo di beatificazione mirava ad altro, mirava a stabilire le cause del martirio, e questo è avvenuto molto velocemente. Il problema fondamentale che ho scoperto nel corso della mia inchiesta è che Rolando non era solo a Monchio, cioè non era solo nel luogo del martirio, era con qualcuno che conosceva molto bene. Le gerarchie cattoliche, il vescovo di Reggio in primis, ma anche i tanti sacerdoti, formatori, il rettore del seminario di Rolando, erano sostanzialmente molto combattuti, perché la vicenda di Rolando è risultata, nonostante i genitori, il padre avesse conosciuto fin da subito l'assassino, perché non dimenticate che il giorno dopo, quando vanno a reclamare il corpo del piccolo e lo dissotterrano, l'assassino, che è un commissario politico di una formazione partigiana che si chiamava Giuseppe Corghi, tranquillamente, sicuro probabilmente di una impunità che in quegli anni, di cui in quegli anni godevano i capi partigiani, ha tranquillamente detto al padre e a Don Alberto Cammellini, il curato che accompagnò il padre alla ricerca del corpo del ragazzino: sono stato io, non sono per nulla pentito. E il padre gli chiese se avesse sofferto durante il martirio, e lui, indicandogli una pistola, rispose: con questa non si soffre più di tanto. In realtà Rolando è stato torturato per 3 giorni, fino, come è riportato negli stessi atti del processo diocesano e lo ha ribadito anche il cardinale Amato durante la messa di beatificazione, Rolando è stato addirittura virato durante la sua tortura. E allora, per quale motivo il padre, pur conoscendo i nomi quindi degli assassini, ha aspettato così tanto? Allora, Rolando non era solo. Questo è importantissimo perché risponde alla mia domanda di partenza: per quale motivo un ragazzino di 14 anni che veste in talare e che fa il seminarista in un paese viene prelevato e dopo 3 giorni lo troviamo morto a 45 km di distanza? A questa domanda non eravamo in grado di dare una risposta, e questa domanda ha arrovellato anche in coscienza le gerarchie ecclesiastiche locali, perché queste, in assenza di un processo che, come abbiamo visto, è arrivato tardi, perché è arrivato soltanto nel 51, quando ormai tutte le calunnie su Rolando si erano ormai sedimentate, la sua fama è stata una fama infangata, è stata infangata la sua figura, nel senso che in questo periodo, dal 45, dal 13 aprile del 45, quando Rolando viene ucciso, al 1951, quando inizia il processo di primo grado, in questo lasso di tempo la propaganda comunista era riuscita a far passare un concetto, il concetto cioè che Rolando fosse una spia. Tantissime vittime del triangolo della morte sono state uccise, e per giustificare questa uccisione senza processo, questa uccisione sommaria, la maggior parte delle volte per motivi di odio politico o religioso o per semplice antipatia, veniva addotta la scusa che questa persona era una spia dei nazisti. In tanti assassini l'hanno fatta franca in questo modo, e gli assassini di Rolando speravano di farla franca allo stesso modo, cioè dicendo che Rolando in realtà era una spia al servizio dei nazifascisti e che quindi è stato eliminato per questo motivo. In realtà questo non era vero, e durante il processo è stato dimostrato. Però il processo
è arrivato tardi. Nel frattempo a San Valentino la fama, la cattiva fama di Rolando Spia ha messo tutti zitti. E la stessa Chiesa, in assenza di un processo rigoroso che è arrivato soltanto nel 51, è rimasta come pietrificata da questo sospetto che aleggiava e che ha impedito di fatto a Rolando di essere iscritto fin da subito nel martirologio del clero italiano e del clero reggiano, ucciso dai partigiani comunisti, ma ucciso comunque nel corso del periodo bellico. La sua figura è rimasta congelata con questa ombra di sospetto che ha condizionato il ricordo degli stessi coetanei, seminaristi come lui e poi che sono diventati sacerdoti, e ha condizionato anche la vita un pochino della Chiesa, tant'è che quando un sacerdote della Chiesa di Reggio Emilia, in occasione dell'inaugurazione del nuovo seminario verso l'inizio degli anni 60, il nuovo seminario di Reggio Emilia si augurava appunto che venisse così intitolato Rolando Rivi, questa rimase sempre una lettera morta, perché nessuno a Reggio Emilia si azzardò mai a fare una cosa di questo tipo. Motivo fondamentale appunto era che Rolando, da quello che ho scoperto io, non era solo, perché era salito a Monchio con qualcuno che conosceva. Questo qualcuno che io sono riuscito ad identificare attraverso delle testimonianze che in alcuni casi sono emerse dopo 70 anni di silenzi. Io ho trovato una compagna di classe di Rolando che dopo 70 anni da quei fatti ha deciso di raccontarmi alcuni passaggi fondamentali. Ad esempio il fatto che una delle persone che erano con Rolando su a Monchio era un partigiano di poco più vecchio di Rolando, di appena 17 anni, che raccontava in paese, nei giorni immediatamente successivi il suo omicidio, raccontava di aver assistito a questa esecuzione. Addirittura questa signora ricorda il particolare delle frustate che Rolando ricevette, fino al punto da staccargli la pelle della schiena. Questo partigiano, questo giovanissimo partigiano, non ha mai raccontato, dopo quell'episodio, pubblicamente, non ha mai raccontato a nessuno di questa cosa, e non ha mai spiegato il perché era presente in quel luogo dove Rolando veniva ucciso da partigiani che non lo conoscevano. Ecco, il fatto che i partigiani che hanno ucciso Rolando, cioè Giuseppe Corghi, l'assassino materiale, e del Ciso Rioli, il comandante della formazione, che sono stati condannati dalla giustizia italiana ma che non conoscevano Rolando fino al momento in cui qualcuno non glieli ha portati, il fatto che ci fossero con Rolando due persone almeno, probabilmente tre, ma io ho avuto la certezza di almeno due persone con lui, che erano di San Valentino, quindi lo conoscevano, erano suoi coetanei, e quindi ragazzi con i quali Rolando aveva frequentato le scuole. E il fatto che ci fossero state due persone appunto del suo paese, quindi amici da un certo punto di vista, mi ha fatto molto riflettere, cioè mi ha fatto capire che evidentemente la chiave per giustificare questo omicidio non andava ricercata in quelle che i partigiani dicevano essere le sue attività di spionaggio, che ovviamente erano una falsità, erano una copertura, ma andavano ricercate nell'ambiente di San Valentino. Cioè la morte di Rolando è avvenuta in provincia di Modena, a Monchio, ma la sua uccisione è stata preparata con ogni probabilità nel suo paese natale. Perché? Ecco, lì è importante analizzare la sentenza di condanna, la sentenza di secondo grado dove vengono condannati Rioli e Corghi, perché si dice che Rolando proprio nel suo luogo natale, nel suo ambiente locale, era considerato un ostacolo alla penetrazione del comunismo. Perché era considerato un ostacolo alla penetrazione del comunismo, pur essendo così giovane? A 14 anni i suoi coetanei non si occupavano
della guerra che stava finendo, e men che meno si occupavano di quelle che erano le offensive della ideologia comunista, da cui i sacerdoti stavano iniziando in maniera molto vibrante a mettere in guardia, sull'esempio anche di Pio XII e del vescovo di Reggio Emilia Edoardo Bertoni. Rolando non era come i suoi coetanei, non aveva vissuto tra la casa, la chiesa e la scuola i suoi anni di adolescenza. Rolando era andato in seminario molto giovane, a 12 anni, ma il seminario, l'anno prima della sua morte, quindi quando Rolando aveva appena 13 anni, è stato chiuso dal vescovo perché è occupato in parte dai tedeschi e perché per ragioni di sicurezza il vescovo consigliò alla maggior parte dei seminaristi di tornare a casa, pur proseguendo gli studi. Cioè Rolando rimaneva un seminarista con un programma di studi assegnato da svolgere, con un suo confessore, con un suo direttore spirituale, con degli esami da sostenere e delle lezioni da tenere nella vicina Castellarano. Però non si recava più in seminario, non viveva più in seminario, perché il seminario era diventato di fatto un luogo sensibile. Però Rolando aveva già respirato il clima della guerra all'interno del seminario, era già stato formato dai suoi padri, dai suoi formatori, dai suoi educatori, su quella che era la realtà circostante, non soltanto una guerra che stava avviandosi alla conclusione con la liberazione dell'Italia da quelli che prima erano i nostri alleati e poi sono diventati i nostri nemici, cioè i nazifascisti, ma era anche una guerra che si stava chiudendo con una nuova minaccia, che era la minaccia dell'ideologia comunista che si stava che si era introdotta in maniera molto massiccia, soprattutto nelle nostre zone in Emilia-Romagna, con le formazioni dei partigiani garibaldini, i quali intendevano una lotta di liberazione prodromica ad una imposizione poi dell'ideologia comunista. Questo Rolando lo sapeva, tant'è che era rimasto affascinato da quei partigiani cattolici che aderivano invece alle Fiamme Verdi, che erano altre formazioni, altre brigate di partigiani che operavano sempre sull'Appennino reggiano e che non erano di ispirazione comunista. Partigiani cattolici che sono entrati tantissime volte in contrasto, anche furioso, con i loro, tra virgolette, alleati comunisti, perché li rimproveravano appunto di deviare da quelle che era il vero spirito della lotta di liberazione, per cercare un secondo fine in questa lotta di liberazione, cioè imporre l'ideologia comunista anche dal punto di vista politico e sociale, e soprattutto cacciare i preti che venivano visti come i padroni, perché i preti più delle volte davano da lavorare a tantissimi contadini, a tantissimi mezzadri, erano degli imprenditori a tutti gli effetti, creavano benessere, ovviamente nel rispetto della persona, nel rispetto delle famiglie, per il bene della popolazione circostante, ma erano visti in quel frangente, erano già visti in un'ottica di odio di classe, di lotta sociale, di lotta di classe, e quindi dovevano essere eliminati. Rolando, tornando quindi a casa con la chiusura del seminario dopo soli 2 anni di studio, trovò una San Valentino completamente cambiata, una San Valentino dove in tanti cercavano di gettare fango sui preti, cercavano di gettare fango sui cattolici, su chi andava a messa. Io ho raccolto tantissime testimonianze di persone che sono rimaste disgustate dal comportamento di alcuni di questi partigiani comunisti. Io devo sempre fare la premessa che ovviamente non tutti i partigiani comunisti erano così, però tantissime frange che lo stesso CLN non riusciva a controllare e che successivamente il partito e poi le associazioni combattentistiche hanno sempre protetto. Ecco, queste frange erano sostanzialmente libere di fare un pochino il bello e il cattivo tempo. Ad esempio, una dei rimproveri che facevano spesso a questi combattenti era che, a differenza di quelli cattolici che cercavano di non mettere a rischio la popolazione civile nelle loro incursioni contro i nazisti, i partigiani cercavano uno scontro fisico diretto con i nazisti, anche mettendo a rischio la popolazione. Ad esempio, banalmente nascondersi dietro una vigna per tendere l'agguato ad un gerarca nazista era una prassi. E questo esponeva anche il contadino proprietario di quel campo ad una ritorsione. Questo creava molto attrito
e a creare molto attrito era anche la figura del parroco di San Valentino, perché Don Olinto Marzocchini, che era il parroco di San Valentino ed era il gestore delle terre che venivano affidate ai mezzadri, il papà di Rolando era uno dei suoi contadini, era visto un pochino come il contadino del prete, il papà di Rolando, e quindi la figura del prete era da eliminare proprio in quest'ottica di odio di classe, di lotta di classe. Rolando rappresentava tutto questo perché era appunto il figlio del mezzadro del prete, perché era una delle persone più vicine al parroco, che in quel momento era protetto perché era affiancato da un giovane curato che era molto giovane, era ben prestante fisicamente, ma soprattutto era armato. Una volta ad esempio ci fu un tentativo di agguato, il curato cominciò a sparare in aria e fece scappare questi partigiani. Quindi tutti un po' i cattolici in questi paesi, a San Valentino in questo caso in particolare, erano a rischio. E qual è stata la colpa di Rolando? La colpa di Rolando era stata quella che non taceva di fronte a questo. Cioè aveva perfettamente chiaro che la lotta di liberazione non era una lotta solo contro gli occupanti nazisti, ma era anche una lotta che rischiava, attraverso l'ideologia comunista, di deviare da quelli che erano i suoi scopi. Tutto questo era assolutamente scomodo per i capi partigiani del luogo, e quindi Rolando è stato di fatto entrato nel mirino in questo modo. Andava fatto fuori, andava eliminato, perché aveva capito fin da piccolo, fin dalla sua tenera età, che il comunismo era un pericolo probabilmente maggiore del nemico che si stava cercando di cacciare. Quella di prelevare preti giovani è un po' una costante in quella che era l'ideologia, il percorso, il disegno di alcuni capi partigiani, perché il prete giovane rappresenta il futuro, rappresenta la speranza, quindi ucciderlo da giovane significa troncargli le ali fin da subito. Rolando viene quindi nemmeno prelevato da casa sua, perché quello di Rolando non è stato un vero e proprio rapimento. E anche questo fatto, il fatto che mancassero delle informazioni decisive su questo sequestro di persona, aveva mandato in crisi le stesse gerarchie cattoliche reggiane. Perché Rolando di fatto si allontana liberamente da casa sua con queste persone e si allontana sulla base di un inganno. Noi oggi siamo in grado di ricostruire, anche attraverso quello che è il racconto di Don Alberto Cammellini, che negli anni successivamente fece delle ricerche private per cercare di capire perché Rolando si allontanò da casa. Rolando si allontanò con ogni probabilità, e su questo non abbiamo una certezza storica, ma abbiamo la testimonianza di Don Cammellini che fa fede, perché probabilmente tratto in inganno da questi amici. Probabilmente, visto che era un ragazzo pieno di ardore, che si era entusiasmato per i partigiani cattolici, forse questi falsi amici gli avevano consigliato di allontanarsi da casa perché un capo partigiano lo voleva incontrare per appunto farlo rendere utile alla causa dei partigiani cattolici. E probabilmente con quel filo di ingenuità che un quattordicenne può avere, nonostante sia animato da zelo e nonostante la sua espressione fosse quella "io sono di Gesù", lui vedeva appunto nella lotta di liberazione da parte cattolica un impegno morale imprescindibile. E quindi attraverso questo inganno Rolando viene fatto allontanare da casa e costretto a percorrere i 40 chilometri che lo separano da Monchio, ed è lì a Monchio che scatta il sequestro di persona, tant'è che ad essere condannati per omicidio e per sequestro di persona sono i due capi partigiani che erano stanziali appunto a Monchio. Io sono riuscito a ricostruire appunto questa dinamica perché negli atti del processo si dice che un testimone, un partigiano chiamato a testimoniare, raccontò che nel momento in cui Rolando viene prelevato era con altri di San Valentino. Questo è un dettaglio che è sfuggito a tanti ma che è decisivo, cioè questo testimone riconosce che Rolando non era solo ed era con degli altri del suo paese. La prova regina di questa presenza
l'ho avuta nei diari del parroco Don Olinto Marzocchini, il quale racconta proprio l'indomani della morte, un anno dopo la morte di Rolando, racconta: oggi abbiamo fatto l'ufficio, abbiamo fatto la messa in memoria del giovane seminarista Rolando Rivi, che venne prelevato un anno fa da dei partigiani, alcuni dei quali di San Valentino, e appunto fa i nomi di questi partigiani. Io ho cercato i familiari di questi partigiani che sono stati, possiamo dire, complici di questa tragica vicenda, ma non ho trovato dall'altra parte la disponibilità ad approfondire quello che era emerso. In un caso ho trovato un nipote che non sapeva assolutamente nulla dello zio, tale Enzo Beneventi, e ho trovato la figlia di Giuseppe Giovannelli, che era il ragazzo che poi successivamente raccontava di aver partecipato all'uccisione, di aver assistito alla tortura di Rolando. Non ho trovato la volontà di approfondire queste risultanze. Risultanze che di fatto ci sono nei racconti dei tantissimi di San Valentino, e spiegano per quale motivo per tanti anni questa storia è rimasta sepolta, è rimasta segreta, perché questa era una storia che aveva letteralmente spaccato in due un paese. Il paese di San Valentino quindi è rimasto per dei decenni con questo ricordo coltivato privatamente. E soltanto dopo, e questo poi è ormai storia, perché ormai agli atti, ormai pubblico, soltanto dopo questo piccolo filo d'erba è riuscito a bucare questo terreno così, così duro, perché il merito anche di un parroco di San Valentino che arrivò negli anni 90, padre Colusso, che conobbe la storia di Rolando dai familiari, e chiese di poter conservare alcune sue reliquie, in particolare una ciocca di capelli che erano state tenute dai genitori. Padre Colusso riconosce nella figura di Rolando i tratti del martirio, anche grazie allo studio di alcune persone che negli anni avevano un po' tenuto vivo questo ricordo, tra cui uno storico modenese che si chiama Alberto Fornaciari, che negli anni 80, in tempi veramente difficili, parlava già di Rolando come beato. E questo sacerdote consegna una ciocca di capelli di Rolando ad un ragazzo inglese che gli aveva sottoposto il caso del figlio di un'amica che era malato di leucemia. Dopo pochi mesi padre Colusso annuncia dal pulpito alla domenica che questo bambino è guarito miracolosamente dalla leucemia. In quel momento Rolando, siamo verso la fine degli anni 90, Rolando si accende una luce su questo seminarista sconosciuto, e tutti parlano di questo miracolo. Da lì la devozione, il culto hanno incominciato a diffondersi sempre più, fino a quando poi si è formato un comitato di amici di Rolando Rivi, che inizialmente era sotto la guida appunto di padre Colusso, e che oggi è guidato dal vescovo di Ferrara Negri, che poi ha portato avanti la causa di beatificazione, che è arrivata alla sua conclusione appunto il 5 ottobre del 2013. Per fare questo c'è voluto il coraggio di tanti che tenessero vivo questo ricordo. Se non fosse stato per quegli oscuri, oscuri nel senso che non hanno mai fatto clamore, diciamo storici o familiari, che hanno coltivato questo ricordo e questa storia, probabilmente oggi nessuno saprebbe chi è Rolando, e non avremmo un martire nella Chiesa, non avremmo un martire in più beato nella Chiesa. Ecco, questo fatto mi ha fatto riflettere profondamente sulla necessità di andare a ripescare queste storie per dargli il loro quadro, per dargli il loro giusto posto, perché anche il silenzio che la Chiesa non ha mai ha sempre posto di fronte a questa vicenda andava da un certo punto di vista liberato. Cioè oggi stesso, nonostante Rolando sia diventato beato,
in tante parti, in tanti ambiti, diciamo, della Chiesa, questa figura è vista un po' con sospetto. Ed è vista con sospetto perché negli anni si è radicato questo pregiudizio. Un pregiudizio che nasce da un dolore che va, secondo me, capito. Per me sarebbe stato molto semplice, visto che ho fatto molte ricerche, anche in curia, la ricerca di documenti su questa storia, che io sono certo esistano, perché non la prova documentale da lettere di cui sono in possesso e che ho pubblicato, ma non trovo il riscontro oggettivo, ad esempio in curia, dove sostanzialmente su questa vicenda sembra non esistere nulla, quando invece so che c'era un dossier su questo. Di fatto, per me sarebbe stato facile gridare un po' così allo scandalo, oppure fare quello che fare lo Zam Brown della situazione, cioè trovare dei sospetti, delle dietrologie per addossare alla Chiesa questa colpa di questo silenzio per così tanti anni. E poteva essere, diciamo, una tentazione, però io mi sono sforzato di andare oltre, perché io sono figlio di questa Chiesa e la amo, e quindi volevo andare oltre questa spiegazione che di fatto risultava molto superficiale, perché la Chiesa, quando c'è stato da difendere il martirio, lo ha sempre fatto. E quindi ho cercato di capire il perché di questo silenzio, il perché i vescovi successivamente negli anni non hanno mai preso in considerazione questa figura, che pure conoscevano, e invece soltanto oggi, con l'inizio del culto, appunto, si è arrivati alla causa di beatificazione e poi alla beatificazione. Ecco, io mi sono dato questa spiegazione, che ha anche dei tratti un po' così scientifici dal punto di vista storico. Questa storia è una storia innanzitutto dolorosa, è una tragedia, ma è una tragedia, noi pensiamo, per i genitori di Rolando, che a soli 14 anni è stato ucciso, è stato tolto ai suoi familiari. Infatti i genitori sono stati pietrificati, hanno avuto il coraggio di fare una causa per arrivare alla condanna degli assassini, per ristabilire la verità e soprattutto per cercare di impedire che queste infamie sul conto di Rolando venissero perpetrate. Ma ad essere vittima, ad essere colpita da questa tragedia, è stata anche la Chiesa. Non dimentichiamoci che un seminarista è un figlio della Chiesa, è un futuro sacerdote. Quindi, per quanto riguarda il comportamento dei vescovi e dei sacerdoti della Chiesa di Reggio, l'uccisione di Rolando ha rappresentato uno shock. Uno shock che era reso ancora più oscuro e, se vogliamo, drammatico dall'incertezza delle informazioni che all'inizio c'erano su questa cosa, ma era reso anche drammatico dal fatto che questo omicidio è nato nell'ambiente in cui Rolando viveva, e quindi quella porzione di territorio sull'Appennino reggiano, dove appunto c'è San Valentino, era profondamente spaccato, anche nello stesso ambiente ecclesiale, nella stessa parrocchia, perché i parenti di queste persone coinvolte frequentavano la chiesa. Quindi questa è una storia di adolescenti drammatica, e quindi la Chiesa ha cercato a modo suo di custodire questo, e ha cercato di arrivare ad una riconciliazione. I vescovi hanno fatto appunto questa decisione di non parlare di questo caso, nella speranza di arrivare ad una riconciliazione che si faceva via via più pressante. Ecco, anche perché essendo la Chiesa madre, voi provate a pensare come reagisse la madre di fronte all'uccisione di un figlio in un contesto come questo, dove si ha paura anche di vendette trasversali e di vendette anche dirette. Non dimentichiamoci che, ad esempio, il curato, don Alberto Cammellini, poco prima dell'inizio del processo venne fatto oggetto di un attentato, cioè qualcuno che lui era praticamente il testimone principale di questa vicenda. E quindi il silenzio
altro non è che un silenzio scelto e imposto anche dalla paura, perché una madre che perde un figlio ha anche paura di tirar fuori questa cosa, ma anche la necessità di stendere un velo per cercare di arrivare ad una riconciliazione. Oggi la domanda che mi faccio io è questa: oggi con questa beatificazione siamo arrivati ad una riconciliazione? Secondo me sì, cioè, o meglio, la beatificazione è uno strumento, secondo me, per arrivare a questa riconciliazione, perché non dimentichiamoci che la Resistenza è stato un momento tragico che ha messo veramente i fratelli l'uno contro l'altro. La Resistenza è stata una guerra civile, oggi dobbiamo chiamarla così, e alcuni storici iniziano davvero a chiamarla così, è stata veramente una lotta tra fratelli. Al termine di questo viaggio io ho cercato di darmi delle spiegazioni, cioè ho cercato di capire come questa storia mi aveva fatto crescere anche all'interno del comportamento della Chiesa in questo silenzio, nel cercare di giustificarlo e di capirlo. E quindi mi sono chiesto se questa riconciliazione deve ancora proseguire, deve ancora arrivare ad un punto finale, diciamo. Mi sono reso conto che per tanti questa storia è risultata, diciamo, ad un punto finale soltanto quando sono state scritte alcune parole di verità che hanno veramente liberato questa vicenda, la vicenda di Rolando. Ad esempio il cugino di Rolando, Sergio, che è stato probabilmente uno dei più coraggiosi, che negli anni ha tenuto viva la memoria del cugino, mi ha detto che questo libro ha il merito di dire quelle cose che lui aveva sempre voluto dire ma che non aveva mai potuto dire. Ecco, quindi mi sono reso conto dell'importanza di fare verità proprio per essere liberi, perché comunque non si può essere liberi se non si conosce la verità. Io avrei tante cose da dirvi ancora, però vi lascio con questa, perché il tempo ormai è scaduto, però vi lascio con una cosa alla quale tengo molto e che è un po' il corollario di questa lunga inchiesta. Un giornalista che conosco, subito dopo la pubblicazione del libro, mi ha rimproverato parce sepulto, cioè mi ha rimproverato dicendomi non si va a dar la caccia ai morti, non ha senso, non ha più senso. Perché questa frase mi ha molto interrogato e mi sono chiesto: ma davvero questa storia è morta e sepolta e noi non possiamo più cercare di tirare fuori questa verità in modo da renderla più libera, da rendere libere anche le stesse vittime di questa storia? E mi sono ricordato di una cosa che probabilmente è stata così, la provvidenza mi ha aiutato nel cercare di dare una risposta a questa domanda, a questa necessità. Voi sapete, non sapete che io abito vicino a San Valentino, abito a Correggio, che oggi è il paese di Ligabue, ma è il paese in cui è stato ucciso Don Umberto Pessina, che è stato il sacerdote forse più famoso del triangolo della morte ucciso dai partigiani comunisti, quello la cui storia ha occupato per più tempo le pagine dei giornali. Ebbene, mio nonno era medico, è stato medico di Correggio per 60 anni, era medico condotto e quindi fu il primo medico a constatare il decesso di Don Umberto Pessina. Aveva fatto la campagna di Russia come medico ufficiale e tornò anche lui come i suoi compagni a piedi dalla Russia, e in Russia vide appunto quelli che erano gli orrori del comunismo. Si iscrisse alla Democrazia Cristiana, fece attività di medico appunto nel suo paese, nella sua città, Correggio, e fece anche attività politica nella Democrazia Cristiana negli anni 50. Negli anni 60 mio nonno venne a sapere da un suo paziente che nel caso in cui i comunisti avessero vinto nel 48, sarebbe stato ucciso per vendetta, c'era già la sua colonna alla quale sarebbe stato appeso, e il sicario, il killer che era incaricato della sua uccisione. C'erano le famose liste di proscrizione, no? Ecco, mio nonno venne a conoscere il nome di quello che doveva ucciderlo. Allora, posto che mio nonno in paese conosceva tutti, perché curava tutti, curava i comunisti ma anche i cattolici, conosceva anche il suo sicario, quello che doveva ucciderlo.
Mio nonno non fece mai il nome di questa persona, non lo fece ai figli e non lo fece successivamente ai noi nipoti. Cioè si portò nella tomba questo nome. A noi che gli chiedevamo, così nel raccontarci le storie della guerra, questi anni così difficili, ci raccontava tutto, ma quel nome se l'è portato nella tomba. Noi non sappiamo chi era il sicario che doveva uccidere mio nonno. Ecco, io ho capito questa cosa. Mio nonno ha potuto perdonare questo sicario. Lo ha potuto perdonare perché ha conosciuto la verità. Altrimenti non l'avrebbe potuto perdonare, altrimenti non era libero di perdonarlo, perché non sapeva nemmeno che esisteva. A che mi sono chiesto, questa vicenda può davvero, in un'ottica di riconciliazione, far arrivare anche al perdono? La Chiesa può, ad esempio, perdonare tutto questo male, che è stato tutto questo sangue che è stato sparso? Lo dico in un'ottica proprio cristiana, in un'ottica di misericordia. Certo che può, deve. Ma come fa a farlo se prima non conosce la verità? Io conosco tantissime persone alle quali i partigiani hanno tolto genitori o figli o fratelli, i cui corpi ad esempio non sono mai stati trovati, o i cui assassini non sono mai stati consegnati alla giustizia. E tutte queste persone nutrono ancora con grandissima dignità del rancore, del risentimento, perché non sanno la verità, fanno fatica a perdonare. Come fai a perdonare qualcuno che non conosci? Ok, io alla fine di questo percorso, io ho capito soltanto al termine un po' perché ho fatto questo libro, per dare la possibilità non soltanto ai parenti di Rolando Rivi, che ormai sono anziani e sono ovviamente... si sentono giustificati ovviamente da questa beatificazione, ma anche a noi cattolici, la possibilità di capire veramente che cos'è il perdono e di poterlo esercitare di fronte alla verità. Oggi, in tempi in cui la parola verità e libertà insomma sono un po' usate a caso, sono un po' stiracchiate, io ho pensato di inserirle un pochino all'interno di questa sorta di testimonianza mia personale e che mi giustifica nel lavoro che ho fatto, lo dico con tutta umiltà, perché se non avessimo probabilmente questi passaggi che mancano della storia di Rolando, probabilmente faremmo molta più fatica anche a perdonare tutto il male che è stato versato. Però per fare questo bisogna anche incaricarsi di scavare, di cercare una verità che probabilmente negli anni 50, quando la vicenda di Rolando Rivi è stata sepolta, non doveva saltar fuori, perché il trauma era ancora grande, ma che oggi noi, che siamo figli di un'epoca che non ha vissuto quell'ideologia, abbiamo il dovere, secondo me, di andare a recuperare proprio con quest'ottica, non per vendicarci. Io non ho nessunissimo interesse e nessunissima passione nel vendicarmi poi di chi, cioè io non appartengo a quella storia ideologica, quindi ho il dovere di guardarla con grandissimo distacco, ma per dare a tutto questo percorso un senso, e il senso che io ho visto è questo, è che non c'è perdono finché non conosciamo la verità e che questa poi alla fine ci rende liberi. Grazie.